Ernia del disco L5S1, ve la faccio vedere. Vedete, questa è una tipica ernia espulsa tra la lombare numero 5 e il sacro S1. È uscita una porzione di disco e in questo caso sta andando a schiacciare sulla radice del nervo sciatico, provocando la classica sciatalgia. Ora vi faccio vedere che cosa vuol dire. Stiamo parlando dell'ultimo metamero, L5. S1 esce fuori, esce e va a schiacciare sul nervo. Questo nervo poi forma il nervo sciatico. Dalla lombare numero 5, numero 4, numero 3 si escono le radici del nervo che formano questo nervo grandissimo che è il nervo sciatico che arriva fino al piede. Come si tratta? La sciatica destra è diversa dalla sciatica sinistra e risponde in maniera differente ai trattamenti. Di solito con la sciatica destra basta il trattamento biomeccanico, mentre con la sciatica sinistra è necessario un approccio neurologico funzionale oltre quello biomeccanico. Come guarisce l'ernia del disco? Dobbiamo permettere al corpo di cambiare la postura e far sì che l'ernia venga riassorbita dai nostri macrofagi. Si può pensare di guarire un'ernia espulsa in 3-4 giorni, ci vogliono di solito dai 3 mesi ai 6 mesi, anche se i primi miglioramenti si possono vedere già nelle prime sedute. Grazie, arrivederci.